Amici di In Progress, buonasera. Ci troviamo oggi al parcheggio della stazione di Tommaso Natale, esattamente a Palermo. Guardate che bellissima infrastruttura alle mie spalle, un parcheggio che può ospitare oltre 100 automobili e che invece ne ospita appena 4, sicuramente anche di residenti. Quest'area dovrebbe essere un importantissimo punto intermodale per il trasporto pubblico dell'intera zona nord di Palermo, mentre ancora il comune di Palermo non vuole capire che oggi ha anche a disposizione un passante ferroviario ed un anello ferroviario che possono portare, trasportare milioni di passeggeri all'anno. Si preferisce invece continuare a mantenere isolata questa infrastruttura senza avere degli ottimi interscambi con i mezzi di superficie. Ciò avviene soltanto alla stazione Notar Bartolo e alla stazione centrale, forse perché siamo anche in pieno centro, avviene l'interscambio tram-treno. Qui potrebbe avvenire l'interscambio treno-autobus. Ebbene, vorremmo ricordare che da questa estate la fermata del passante ferroviario di Tommaso Natale è servita dalla linea 88 di Amat. Questa linea collega la borgata marinara di Sferracavallo e la borgata marinara di Barcarello con Tommaso Natale. È una navetta gratuita. Però non vi sembra un pochino strano? A Sferracavallo, forse, se ricorderete bene, vi è anche una fermata del passante ferroviario, una fermata sottoutilizzata proprio a causa della mancanza dell'intermodalità, della mancanza quindi di un autobus, di un servizio gommato che passi davanti a quello ferrato e anche dall'impossibilità di poter raggiungere a piedi comodamente e velocemente questa stazione, dato che bisogna attraversare un'area, una strada senza illuminazione e senza marciapiedi. Chissà perché la linea 88 passa quindi dalla stazione di Tommaso Natale. A nostro avviso sarebbe stato utile fare qualcosa per la fermata di Sferracavallo e servire al meglio questa stazione con degli altri mezzi di trasporto pubblico di superficie. Sarebbe l'ideale creare delle nuove linee, pensare ad un nuovo piano per il trasporto pubblico in questa città che preveda a tutti gli effetti la piena funzionalità e la piena integrazione con il passante ferroviario, abbandonando le linee che da sempre si conoscono. Bisogna fare un serio e nuovo piano del trasporto pubblico che sia adatto alle esigenze della nuova Palermo. Non possiamo rimanere ancorati ad un piano del trasporto pubblico pensato sostanzialmente più di 30 anni fa, un piano che 30 anni fa funzionava, quindi è la dimostrazione che quando si vogliono fare le cose bene in questa città le si riescono a fare. Andando alla stazione di Tommaso Natale, vediamo quindi che isolata a se stessa non vi è una buona cadenza oraria, dato che c'è un treno ogni ora, nonostante le numerose pressioni da parte di cittadini e anche circoscrizione di incrementare l'offerta ferroviaria. Palermo In Progress, il gruppo In Progress da sempre crede un incremento in tutte le stazioni del passante ferroviario, con particolare riferimento a questa di Tommaso Natale, che appunto potrebbe essere un sistema di scambio intermodale. Ripercorriamo la storia del parcheggio di Tommaso Natale. Forse ben ricordate che noi abbiamo seguito i lavori di questa infrastruttura fin dalla posa della prima pietra. Finiti i lavori, realizzati veramente a tempi record, perché la nuova bretella che collega via Sferracavallo con via Partanna Mondello e questo parcheggio sono stati realizzati veramente in tempi velocissimi, il parcheggio è rimasto chiuso per quasi 8 anni per la mancanza di un impianto di pubblica illuminazione. Se ricordate bene, il parcheggio è stato fatto senza illuminazione. Risolto il problema burocratico, l'illuminazione è stata realizzata, è funzionata per qualche settimana, per un paio di settimane, ed oggi la pubblica illuminazione non funziona, rendendo il parcheggio poco utilizzabile nelle ore serali, buio e anche pericoloso. Ci auspichiamo che questa situazione, che va avanti da mesi, possa
cessare il prima possibile e il parcheggio torni a splendere nelle ore serali, perché vorremmo ricordare che quest'area è rimasta chiusa per 8 anni proprio perché era al buio. Adesso che cosa dovremmo fare con l'avvento della stagione invernale? Chiudere il parcheggio dalle 18 in poi perché fa buio? Siamo pessimisti. Ritornando alla navetta che passa da questa stazione, la linea 88, per concludere, vorremmo sottolineare un piccolo particolare che avviene in quasi tutte le corse, specialmente quando la navetta è effettuata con una sola vettura, che la navetta passa proprio qualche minuto dopo il transito del treno da Tommaso Natale, proprio qualche minuto, questione di secondi, rendendo praticamente impossibile l'interscambio, dato che poi bisognerà sempre attendere un'ora per poter prendere il treno successivo. Non si riesce nemmeno a creare una intermodalità in queste piccole cose. Amici di In Progress, seguiteci sempre nel nostro canale YouTube, è gratuito, iscrivetevi e lasciate un like nella nostra pagina Facebook.